Grazie Presidente. Un richiamo al regolamento, articolo 23, e mi richiamo anche ovviamente all'articolo 77 della Costituzione, ovvero per quanto riguarda la discussione e la conversione, Presidente, dei decreti legge. In questo momento ci troviamo a discutere una riforma costituzionale che non ha termini o scadenze ovviamente per la sua approvazione. Mentre abbiamo da discutere al contempo diversi decreti per i quali i termini ci sono e per i quali dobbiamo anche trasmetterli al Senato, normalmente in 30 giorni, così che anche il Senato possa avere il tempo di discutere e di convertire gli stessi decreti. È chiarissimo, e lo dico nella... È chiarissimo, e lo dico ufficialmente in quest'Aula, che l'utilizzo di procedure forzose da parte della Presidenza per la conversione di un qualsiasi di questi decreti sarebbe assolutamente illegittimo, in quanto i tempi decisi dalla maggioranza nella conferenza dei capigruppo hanno fatto la scelta di non trattare gli stessi decreti, altrimenti si creerebbe un precedente gravissimo nel quale la maggioranza decide per esempio di discutere i decreti in un giorno e la Presidenza sarebbe legittimata a mettere la ghigliottina se il giorno a ridosso della scadenza. Quindi è chiaro che in questo caso, con la scelta della maggioranza di discutere prima le riforme costituzionali, forzature di questo tipo non potrebbero esserci. E penso sia evidente a tutti, ovviamente anche alla Presidenza. Quindi io chiedo come la stessa Presidenza intende, e lo deve comunicare, lo riteniamo che lo comunichi all'Aula nella sua autonomia e nella sua potestà di discernere queste criticità e di sciogliere queste criticità che si sono venute a creare, come decide e come crede di poter organizzare i lavori. Perché è chiaro che la discussione in Commissione, che non può chiaramente avvenire in due ore per scelte della maggioranza, perché deve essere dato disponibilità a tutti, anche ai deputati di opposizione, di poter discutere e perlomeno leggere degli emendamenti che addirittura in alcuni casi specifici ancora non sono stati letti e non sono potuti essere stati discussi in Commissione. Come la Presidenza, dopo ovviamente finita la Commissione, intende fare lavorare l'Aula, perché in questa situazione è un problema gravissimo che non dovremmo e non vorremmo trovarci in situazioni nuove, situazioni di impasse parlamentare. Quindi chiediamo un chiarimento, ovviamente nel più breve tempo possibile, perché questa discussione è strettamente vincolata alla conversione dei decreti. Non è che viviamo in un mondo parallelo quando facciamo le riforme costituzionali. Grazie.